Le imprese giovanili presenti in provincia di Arezzo a metà 2016 sono complessivamente 3.343, l'8,8% del totale delle imprese. Rispetto alla stessa data del 2015 se ne contano 72 in meno, con il -2,1%. È l'ultima di una serie di flessioni che tratteggiano una tendenza che sta caratterizzando l'imprenditoria giovanile aretina ormai da alcuni anni. È questa generazione, insomma, che paga la crisi. Quasi 3 imprese under 35 su 4 sono individuali, una percentuale elevata che ha spiegazione nella maggior semplicità di avviamento e nei costi più contenuti. I due settori che vanno per la maggiore tra i giovani imprenditori sono il commercio e le costruzioni. Le imprese femminili invece sono 9.009, il 23,7% del totale delle aziende iscritte al registro delle imprese. Dal punto di vista settoriale, le presenze più significative si hanno nel commercio, che rappresenta il 24,6% del totale delle imprese femminili e cresce dello 0,4% rispetto alla metà del 2015. Nell'agricoltura la quota si attesta al 25%, stazionaria rispetto all'ultimo anno. Continuano a crescere anche le imprese straniere, nell'ultimo anno sono aumentate di 100 unità in valore assoluto e del 2,7% in termini percentuali. L'incremento delle imprese straniere aretine è comunque uno dei meno marcati rispetto a quello regionale. Le imprese straniere operano prevalentemente nelle costruzioni, nel commercio, nel manifatturiero, nei servizi di alloggio e ristorazione e nell'agricoltura. L'incidenza delle imprese straniere sul totale delle imprese aretine è in crescita, 10,2% contro il 9,9% dello scorso anno. Tra gli stranieri crescono sia i comunitari che gli extracomunitari, anche se rispetto al 2015 c'è un evidente rallentamento. In particolare continuano ad aumentare i romeni, la nazionalità straniera di gran lunga più numerosa, ma sono i pakistani più 7,2%, i cinesi più 7%, i bengalesi più 5,8% a mostrare le crescite più rilevanti.